C'è attesa a Fossa Cesia per la partenza del Giro d'Italia che avverrà il prossimo 6 maggio e questa mattina il presidente Marco Marsiglio ha voluto guidare dei giornalisti di prestigiose testate anche internazionali alla scoperta delle suggestioni della Costa dei Trabocchi. Accompagniamo giornalisti di settore, di testate di tutto il mondo a tre giorni attraverso tutti i percorsi che caratterizzano le tappe abruzzesi del Giro d'Italia, a cominciare dalla ormai leggendaria grande partenza sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi. Oggi siamo qui appunto sulla Costa dei Trabocchi. I giornalisti che mi hanno salutato questa mattina, già solo avvicinandosi con il pulmino a questo spettacolo, stanno già a bocca aperta, quindi ora gli faremo fare tutto il percorso e potranno raccontare in anticipo le bellezze del nostro territorio, la particolare unicità di questa pista, e noi siamo sicuri, abbiamo investito molto su questo nel portare la grande partenza del Giro d'Italia su questa pista, proprio perché siamo convinti della sua unicità e del fatto che questo possa essere un enorme attrattore per il turismo e soprattutto per il turismo sostenibile che oggi è, grazie a Dio, anche di gran voga. Roberto Di Vincenzo, Gal Costa dei Trabocchi, questo è uno dei tanti eventi in attesa di quello più importante. Sì, sicuramente uno dei tanti eventi per far conoscere la Costa dei Trabocchi, ma anche i percorsi ciclabili che come Gal, i 270 km di percorsi ciclabili che come Gal abbiamo realizzato e che rendono questa, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, prodotto turistico. E su questo è il tema su quale stiamo lavorando e lavoreremo sempre di più, perché si passi anche attraverso la manifestazione Hard Bike and Run che ci sarà dal 2 al 4 di giugno a rendere questo meraviglioso evento del Giro d'Italia anche un prodotto territoriale, cioè far diventare poi una vacanza per le persone, e i percorsi ciclabili grazie al Hard Bike and Run servono anche a questo. Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco di Fossa Cesia, passano i giorni e si avvicina il grande evento. Beh, questa mattina un sindaco non può che provare un'emozione fortissima, un po' sperimentando quella che sarà la grande partenza. Io sono contento, ci stiamo ovviamente organizzando perché sia davvero un evento storico per la mia città e per il mio mare, per la mia costa. È un giornalista olandese che ha appena fatto un piccolo tratto alla Costa dei Trabocchi, la sua impressione. Yeah, it's very beautiful, the sight, and of course the weather is fantastic. È meraviglioso con questo bel sole, la bella Costa dei Trabocchi che permette anche di pranzare sulla spiaggia. È bellissimo con un mare incantevole. With the sun and the beaches, yeah, it's fantastic.